Poesia e arte insieme per le celebrazioni del bicentenario dalla stesura dell'infinito, un evento lungo un anno, tra mostre, spettacoli, conferenze, pubblicazioni, anche rivolte alle nuove generazioni, per sollecitare la necessità di tornare al pensiero leopardiano. Il cuore del progetto è rappresentato dall'esposizione straordinaria a Villa Coloredo Melza di Recanati del manoscritto Vissano del celebre componimento. Si chiama Infinito Leopardi ed è un progetto promosso dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bicentenario dell'Infinito di Giacomo Leopardi, istituito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la partecipazione di Regione Marche, Comune di Recanati, Centro Nazionale Studi Leopardiani, Casa Leopardi, Centro Mondiale della Poesia e della Cultura e Università degli Studi di Macerata. Con la mostra Infinità, Immensità, il manoscritto, e Mario Giacomelli, Giacomo Leopardi, l'infinito, a Silvia, in programma dal 21 dicembre al 19 maggio del 2019, si aprono ufficialmente le celebrazioni per i 200 anni del manoscritto. Sindaco, un'iniziativa culturale, ma si tratta di un progetto molto più ampio e complesso. Sì, parte il bicentenario dedicato alla stesura dell'infinito, un momento importante, emozionante, perché il manoscritto viene esposto a Recanati dopo 120 anni, dal 1898, grazie alla collaborazione con il Comune di Visso. Parte una mostra che durerà tutto l'anno, ma sarà una mostra molto attiva, molto dinamica. Recanati sarà il luogo che ospiterà poeti, letterati, musicisti, fisici, matematici, parleremo di astronomia, perché vorremmo che questo bicentenario dell'infinito sia dedicato alla riflessione, al ragionamento, all'approfondimento, e le scuole siano protagoniste. Per questo stiamo proponendo al Ministero l'Infinito Day, una giornata dedicata al capolavoro di Giacomo Leopardi, durante la quale in tutte le scuole italiane si legga e si commenti insieme agli insegnanti l'infinito. In questa occasione, alla stesura del primo infinito, c'è poi questa mostra di Giacomelli, un altro marchigiano, anche lui un poeta, no? delle arti visive. Un grande marchigiano, la nostra regione è sempre sorprendente, ci regala una storia, ci regala personaggi davvero di grandissima qualità, una mostra curata nei minimi dettagli nella prima parte e poi una mostra che cambierà e che ci regala una sezione leopardiana nel nostro museo di Villa Coloredo, un museo che viene rigenerato grazie alla collaborazione con Sistema Museo, un museo che vuole essere sempre più accogliente e a misura del visitatore. Noi vorremmo che i bambini siano sempre più all'interno del museo, così come abbiamo riempito le piazze, il teatro, la ludoteca, la mediateca di prossima inaugurazione. Anche il museo debba diventare il luogo dove le famiglie si trovano a proprio agio. Un taglio del nastro preceduto da un incontro che ha permesso a tutti i soggetti protagonisti del progetto e di questa mostra di presentare il proprio lavoro illustrandone l'iter e le finalità. Organizzata da Sistema Museo, la società che gestisce i musei civici recanatesi, la mostra di Villa Coloredo Melze, che inaugura anche una nuova ala del museo, rientra nel piano strategico unitario della cultura messo in campo dalla Regione Marche per valorizzare al meglio il patrimonio culturale locale, che individua nel 2019 l'anno di Giacomo Leopardi. Devo dire che è veramente una grande emozione, ma anche una grande occasione per Recanati per mostrare appunto la grandezza della nostra città attraverso il manoscritto dell'infinito di Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi, che è sicuramente il figlio più illustre della nostra città. Questa mostra nasce in realtà da molto tempo che ci si pensava come appunto celebrare. Poi con il Comitato Nazionale è nato tutto, perché abbiamo istituito il Comitato Nazionale, ringrazio il Presidente del Centro Nazionale di Studi Leopardiani Fabio Corvatta, che ha avuto appunto questa felice intuizione, e da lì poi è stato accettato dal Ministero, abbiamo avuto un finanziamento anche il più alto di tutti i comitati e quindi la prima mostra che facciamo è proprio questa, è un'anteprima del 19, proprio questa mostra sull'infinito, che però ricordiamo è anche sponsorizzata dalla Regione Marche, perché la Regione Marche nel 18 ha celebrato Rossini, il 19 celebra Leopardi e nel 20 celebrerà Raffaello, questi grandi figli delle nostre terre.
E quindi è veramente un gioco di squadra. All'interno del comitato abbiamo, oltre il Centro Nazionale, Casa Leopardi, il Centro Mondiale di Poesia e l'Università di Macerata, qui rappresentata dalla Melosi, che si è occupata appunto di tutta la parte del manoscritto. E poi la mostra è meravigliosa perché abbiamo queste immagini di Giacomelli che veramente sono toccanti e che è veramente una cosa straordinaria. A scandire l'arco temporale dell'intero anno dedicato all'infinito saranno proprio le mostre. A partire da questa, che vede la riscoperta del patrimonio leopardiano dei manoscritti di proprietà del Comune di Visso, attraverso la rilettura attenta di essi e la loro esposizione straordinaria, insieme all'autografo dell'infinito, cuore simbolico del progetto, a cura di Laura Melosi, direttrice della cattedra leopardiana presso l'Università degli Studi di Macerata. Professoressa Melosi, perché è così importante questo manoscritto? Fondamentalmente perché dell'infinito esistono soltanto due manoscritti. Uno è conservato a Napoli, nelle carte Leopardi della Biblioteca Nazionale di Napoli, e l'altro nella collezione del Comune di Visso. Sono entrambe copie, si dice impulito, cioè belle copie di questo testo. Quella napoletana era ancora nella disponibilità di Leopardi, che continuava a lavorare su questo testo e a correggere. Quella di Visso era stata preparata per la stampa dell'edizione dei versi nel 1826, quindi è una copia che ha un numero minore di correzioni, doveva servire per essere decifrata, compresa dal tipografo per la stampa. La correzione più importante è quella che si trova al verso 14, la variazione immensità, infinità, che però è un problema che attanaglia Leopardi a lungo. Su questa alternanza tornerà ancora fino all'edizione dei Canti del 1831. Questa poesia ha 200 anni ed è una delle più amate e conosciute a livello mondiale. Perché, secondo lei? È una poesia, qualcuno ha detto, perfetta, per la struttura metrica, per la formulazione sintattica, ma soprattutto per l'idea, dell'infinito come non tanto vastità che si vede, ma immensità che si immagina. Quindi è come dire un espluant antropologico, conoscitivo, quello che Leopardi compie nel 1819. Non basta guardare, bisogna attivare l'immaginazione per capire. Piace anche molto ai giovani. Sì, e la continuano a imparare a mente. Che è abbastanza inusuale. Sì, abbastanza. Per lei, anche per lei, questo sarà un anno importante, no? Perché sarà coinvolta in una serie di iniziative che si terranno qui a Recanati in un crescendo. Sì, a Recanati e in tutta Italia e anche all'estero, perché prenderanno avvio con il 2019 le celebrazioni per appunto la stesura dell'infinito, ma il Comitato Nazionale, che è stato appena istituito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, avrà un'attività triennale con moltissime iniziative qui a Recanati naturalmente, ma in tutto il mondo. Strumenti multimediali ne accompagnano la visione, la comprensione e consentono l'approfondimento della storia che lo ha condotto fino a noi. E a 200 anni dalla prima stesura, l'emozione resta immutata per chiunque vi si avvicini. Eccolo il manoscritto che ritorna a Recanati, ritorna per essere ammirato da vicinissimo. È un'emozione per tutti, immagino anche per lei, per la sua famiglia. È molto bello. Io ho avuto l'occasione, la fortuna di frequentare questo manoscritto perché è stato esposto in una delle nostre mostre lontano 1995. E l'emozione che provai la prima volta è indicibile, e comunque devo dire che anche rivederlo, ogni volta che lo rivedo è la stessa cosa. È un manoscritto piccolo, no? Forse uno non se lo aspetta così, però sì. È eterno. È molto piccolo, Giacomo scrive sempre in maniera piccola, è molto accurata, una bellissima scrittura, e poi pur essendo così piccolo contiene tantissimo. Inizia ufficialmente l'anno dedicato a Giacomo Leopardi e qui arriveranno davvero da tutto il mondo, perché non solo per questa poesia, ma è un poeta immortale che piace tantissimo ai giovani. Sì.
Giacomo tocca il cuore dei giovani da sempre, ma ora sempre di più perché lo conoscono di più, hanno avuto più modi di accedere all'opera di Giacomo. Sicuramente questo bicentenario dell'infinito darà ancora più luce, non che ne abbia bisogno, però sicuramente darà ancora più luce e sarà una cosa che avrà un riflesso oltre che in Italia, anche secondo me nel resto del mondo. Con Mario Giacomelli, Giacomo Leopardi, l'infinito, a Silvia, a cura di Alessandro Giampaoli e Marco Andreani, si porta in mostra la sequenza fotografica al centro di uno dei capitoli più affascinanti e meno indagati della storia della fotografia italiana del dopoguerra e dei rapporti tra letteratura e fotografia. Alessandro Giampaoli è uno dei curatori di questa mostra che ci regala un Mario Giacomelli inedito? Sì. Ci regala un Mario Giacomelli inedito, in particolare la serie Silvia del 64, praticamente sconosciuta al grande pubblico, e che poi Giacomelli rimaneggerà nell'88 insieme a quella che è l'infinito, che qui abbiamo l'occasione unica di vedere insieme al manoscritto originale di Leopardi. E l'accostamento Giacomelli-Leopardi è un'operazione particolarmente, secondo me, intelligente, perché mette insieme due personaggi che rappresentano in qualche modo il paesaggio delle Marche. Cioè Mario Giacomelli e Giacomo Leopardi sono il paesaggio delle Marche, perché tutto quello che noi oggi vediamo e che sentiamo è stato ridisegnato dalla loro opera. E perché metterli insieme? A parte la cosa più scontata, no? Che potrebbe essere l'opera giacomelliana appunto ispirata a quella leopardiana, ma in realtà quello che le accomuna più di ogni altra cosa è quella tensione verso l'assoluto che è tipicamente romantica, no? Quella struggente tensione verso appunto l'infinito che Leopardi ha così ben rappresentato con la sua lirica forse più famosa, e Giacomelli tradotto in immagine, che potremmo definire tranquillamente poesia visiva. Marco Andreani, curare una mostra vuol dire anche immaginarla, presentarla alle persone che verranno. E voi che tipo di percorso e suggestioni avete immaginato? Abbiamo avuto la possibilità di allestire appunto questa mostra così come l'avevamo immaginata, nel senso che le foto sono accompagnate da una serie di documenti, lettere, e provini, varianti di stampa che permettono un po' al visitatore di ricostruire un po' quello che è stato, diciamo, la costruzione di queste serie fotografiche di Giacomelli. In particolare presentiamo la A Silvia, quindi la serie di A Silvia del 1964, che è completamente inedita, nel senso che dall'epoca si erano perse completamente le tracce di questa serie, e quindi viene ricostruito un po' il rapporto con Luigi Crocenzi, che era stato colui che aveva scritto la sceneggiatura per questa serie fotografica. Infatti i documenti e fotografie vengono sia dall'archivio Giacomelli, Rita Giacomelli, che dal CRAF di Spilimbergo, che ci hanno fornito i materiali. La possibilità di confrontare la Silvia del 64 con quella dell'88, quindi di un Giacomelli ormai maturo negli anni 80, dà la possibilità appunto al visitatore anche di vedere la metamorfosi notevole che c'è stata nel passaggio da una serie all'altra, ecco. Giacomelli fu in un certo senso ispirato da Giacomo Leopardi e da questa poetica. Immaginiamo che questo accostamento gli avrebbe fatto davvero piacere, no? Assolutamente sì. In realtà Giacomelli lavorò alle poesie di tanti autori, Montale, Cardarelli, Emily Dickinson, Borges e tanti altri, però con Leopardi c'era un feeling particolare. Nelle serie dell'infinito di A Silvia forse raggiunge veramente tra gli esiti più alti e più visionari della sua lunga carriera di fotografo, ecco. Le celebrazioni continuano dal 30 giugno al 3 novembre 2019, inaugurazione prevista il 29 giugno, giorno in cui cade il compleanno del poeta recanatese, con due mostre che ruotano intorno all'espressione dell'infinito nell'arte.